Fabio Rolfi, consigliere regionale della Lega, avete deciso con interrogazione di chiedere il divieto di indossare niqab o burka nei luoghi pubblici per una questione di sicurezza. Sì, noi lo chiediamo per quanto riguarda l'accesso a tutte le strutture regionali, dall'edificio in cui siamo fino a tutti gli ospedali, gli ambulatori, i luoghi di cura, luoghi aperti al pubblico e luoghi appunto pubblici, dove crediamo si debba entrare senza nessuna distinzione, senza nessuna giustificazione, col volto coperto. Non c'è una giustificazione per motivi, col volto libero, non esiste una motivazione religiosa per entrare col volto coperto in un luogo pubblico. Non è accettabile, specialmente in un momento storico fatto di grande tensione e preoccupazione come oggi. Ecco, nell'interrogazione fate riferimento a quanto sta avvenendo, quanto è avvenuto a Parigi. Ma quanto avviene anche abitualmente ogni giorno in Lombardia, con donne velate, con niqab, col burka, che entrano in ospedali, che entrano in nidi aziendali, che entrano in edifici regionali, non è tollerabile per motivi di sicurezza, per motivi di tranquillità sociale e anche perché le regole islamiche non possono essere accettate a casa nostra a partire da questa, perché altrimenti è un'escalation che ci porterebbe lontano. Con la legge attuale che c'è non basta a impedire questo? Ma crediamo che serva una circolare, un'indicazione magari che può dare il Presidente per chiarire magari anche a dirigenti o responsabili refrattari quella che è una volontà politica chiara di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la tranquillità sociale che noi appunto vogliamo garantire come prioritarie oggi. Ecco, nel 1974 era già stata fatta una legge durante il terrorismo che vietava di andare in giro completamente coperti, magari con il casco che coprisse il viso per motivi di sicurezza contro il terrorismo delle Brigate Rosse. Fate riferimento a quel tipo di norma? Vi riferite a quel tipo di... Facciamo riferimento a quel tipo di norma, facciamo riferimento anche a un concetto più semplice di buonsenso, che deve essere a nostro avviso fatto prevalere. Sappiamo che ci sono state interpretazioni giurisprudenziali che hanno ritenuto il giustificato motivo appunto a tradizione religiosa, crediamo che oggi bisogna andare oltre, per ragioni appunto di sicurezza, ordine pubblico, ma anche per ragioni di una civiltà che deve prevalere su tutto.